La rete regionale dei borghi abbandonati della Campania arriva anche in Basilicata. Lo fa a Matera con la mostra Case Carute, a cura di Gianni Comunale, in esposizione presso l'Open Space della Basilicata. La mostra è già cominciata nei giorni scorsi all'interno dello spazio allestito nel cuore della capitale della cultura europea. È stata un'esperienza molto forte da un punto di vista personale e molto forte da un punto di vista anche professionale. La fotografia forse è una delle cose che ha più attinenza con la memoria. La fotografia è una forma di memoria, la memoria visiva. E sono stato molto contento di essere coinvolto in questo progetto perché in qualche maniera questa modalità mi dava la possibilità di restituire in termini di con una maggiore consapevolezza professionale che ho sicuramente acquistato fuori dalla regione, ma è stato come ridare indietro tutto un pacchetto di sensibilità, di esperienze che io mi sono portato da qui. Ad allestirla, insieme all'autore, l'architetto Emilio Buonomo e il vice sindaco di Centola Silverio D'Angelo, comune capofila del progetto che coinvolge diversi borghi abbandonati della Campania. E non a caso il percorso finale che lui immaginava era di portare tutta la rete a Matera, che Matera, se ricordate, venne dichiarata vergogna nazionale, non bisognava viverci. E nel 1993, su idea di un architetto illuminato di Matera, Pietro Laureano, è diventata patrimonio dell'umanità. E adesso siamo stati l'altro giorno a Matera, è pieno di stranieri, di turisti che arrivano dappertutto perché è capitale europea della cultura. E noi abbiamo la fortuna di poter portare la nostra rete, abbiamo avuto la fortuna di portare la nostra rete attraverso gli scatti di Gianni Comunale a Matera. Quindi mi auguro che il 29 agosto tutti noi, tutti i cittadini della rete, invadiamo, facciamo un'invasione pacifica di Matera portando quello che è la nostra idea, il nostro territorio, la nostra idea di valorizzazione di luoghi abbandonati, che però sono i luoghi dell'identità, l'identità culturale. Come prima il sindaco diceva, noi ci vivevamo, però educhiamo i nostri figli nell'idea che il nostro borgo è sono le nostre radici, la nostra identità. Ho visto il vostro borgo per la seconda volta e sono sempre affascinato e colpito. Oggi sono rimasto un pochettino amareggiato perché l'ho detto anche alla vostra amministrazione, fortunatamente è stata portato rimedio al fatto dei vandali che l'hanno distrutto. Non si rendono conto che abbiamo delle stupende bellezze e ci abbiamo anche investito dei denari che sono nostri, oltre che pubblici, ma meglio ancora pubblici perché sono i nostri sacrifici, e non si rendono conto che distruggere porta danno, porta amarezza e soprattutto porta dispendio di soldi economici per poter ricostruire e mettere in piedi.